Ciao e benvenuti a questa puntata del podcast dove vi insegneremo e vi daremo le istruzioni come richiedere la vostra visura centrale rischi CRIF, diversamente da quella che è Centrale Rischi Banca d'Italia. Molti la confondono, sono due istituti distinti, uno di natura pubblica, una di natura privata. CRIF è privata e qui in questo podcast trovi le istruzioni per compilare il modulo che troverete online e richiedere la vostra visura. Sono in compagnia, come al solito, di Luca. Prima della sigla del nostro podcast del credito, l'invito a iscriviti ora al canale Club del Credito. Qui sotto trovi le istruzioni, piuttosto che andare sul nostro sito www.clubdelcredito.it e fare il tuo test banche, perché la funzione di queste istruzioni sono richiedere la CRIF in modo tale da poterla analizzare gratuitamente grazie al Club del Credito. Fai il tuo test banche e potrai ricevere questa analisi gratuita. Il tema è importantissimo, ok? E vi sottolineo che parleremo di un sistema informativo, di una centrale rischi che assume un peso crescente man mano che l'azienda da analizzare è piccola. Perché? Perché a differenza della centrale rischi Banca d'Italia, in CRIF non ci sono limiti segnaletici. Quindi possiamo trovare anche le micro rate, i micro finanziamenti, le carte di credito, tutta una serie di informazioni che raramente trovano rappresentazione nella centrale rischi Banca d'Italia. Ok? Faccio anche qui una premessa. La documentazione da predisporre. Tengo a precisarlo. A differenza della centrale rischi Banca d'Italia, dove sostanzialmente serve la carta d'identità o del richiedente o del legale rappresentante dell'azienda di cui si vuole chiedere la visura, nel caso di CRIF il tema è diverso. Per le persone fisiche serve naturalmente carta d'identità e codice fiscale. Se invece sto chiedendo la visura di un'azienda, serve carta d'identità, codice fiscale del legale rappresentante che fa la richiesta e anche la visura camerale dell'azienda, una visura camerale aggiornata. Anche in questo caso, come in Banca d'Italia, il web, il sito di CRIF, ci predisporrà un modulo, noi compileremo dei dati a computer, a video, e poi lanceremo la predisposizione di un modulo da firmare e da caricare. Io questo passaggio non ve lo farò vedere, è assolutamente intuitivo, tengo più ad evidenziare dove bisogna in realtà andare a fare la richiesta, ok? Condivido lo schermo. Qua non dovete scrivere centrale rischi, CRIF, Eurisk, robe del genere, perché tutti i motori di ricerca, sapientemente indirizzati da CRIF, vi manderanno nella sezione dove dovrete pagare e pagare pure tanto. Quello che voi invece dovete digitare è questo: modulo richiesta CRIF. Quella è pubblicità di un loro servizio. La pubblicità di CRIF, e se cliccate qui, dove finite? Finite in una pagina dove dovrete comprare i dati che invece vi spettano in maniera gratuita. Quindi fate un passo indietro e guardate www.modulorichiesta.crif.com. Questo è il link corretto e solo questo, a meno che non vogliate spendere 40 euro, 50 euro per avere gli stessi identici dati, se non che rappresentati in maniera leggermente diversa. Ok? Attenzione, qua, nota importante, qui c'è un costo, 4 euro, 10 euro, però, diciamo così, non è strettamente obbligatorio. Ok? E 10 euro sono per chi ha chiesto la visura e poi dentro la visura non c'era dentro niente, completamente vuota, 4 euro invece per chi le ha la richiesta e poi dentro c'era qualcosa, almeno una segnalazione. Al di là di questo dettaglio, quasi una battuta, qua bisogna capire che cosa mi serve a me, ok? Io parto dalle aziende, le persone sono del tutto identiche e mi fermo ad un determinato livello, che è questo qui. Ho cliccato su azienda, eccolo qua. Qua ci sono tutta una serie di opzioni. A me cosa serve?
serve l'opzione A, chiedo di conoscere i dati registrati sul sistema di informazioni creditizie, eccolo, chiedo la modifica dei dati, lascia perdere, è un altro tema questo, sono vittima di furto, no, chiedo di conoscere le informazioni raccolte da CRIF presso i tribunali e gli uffici di pubblicità, assolutamente sì, perché quando le banche consultano il dato CRIF, queste informazioni loro ce le hanno, le vogliono vedere. Ok? E quindi fatelo anche voi. Opzione E, chiedo di aggiornare i dati, lasciate perdere. È un altro paio di maniche. Ok? Quindi opzione A e D, molto semplice. Continuo. Ricordo mentre scorri queste immagini di istruzione che i dati contenuti qui dentro sono all'interno degli algoritmi delle maggiori banche nazionali per determinare il tuo rating, la tua affidabilità bancaria. Quindi capisci che mentre vai a compilare questa roba vai a chiedere praticamente il tuo sangue che viene poi misurato per la tua salute negli istituti di credito. Vai Luca. Benissimo, a questo punto avete un web form, voi lo compilate, non sto a fare un video tutorial di cosa bisogna mettere in forma giuridica piuttosto che altre cose. Lo compilate, seguite il procedimento, qui potete addirittura inserire come email di ricevimento della misura una mail classica, non per forza una PEC, ok? Questi due, PEC o email normale, è l'iter più veloce. Ok, fate compilate, continua, verrà predisposto un modulo, voi lo firmate, lo ricaricate sul sito web insieme ai vostri documenti di cui vi ho detto prima e nel giro di poco tempo, una settimana, 15 giorni massimo per legge, ok, garante della privacy, voi otterrete la vostra misura. E in questa misura ci saranno tantissimi, in alcuni casi, dati preziosissimi sia per il sistema bancario, sia per una vostra autodiagnosi, oppure per una nostra autodiagnosi, nel senso che, come diceva Stefano, se voi quella misura avete fatto il test banche, siete quindi iscritti al club, quella misura la potete caricare e a quel punto noi ve la analizziamo. Questo è un tutorial per richiedere la misura, quella parte più interessante invece è proprio l'analisi. Ok, però prima bisogna ottenere la misura, fare il test banche nel club del credito e analizzarla, perché pesa veramente tanto sul tuo merito del credito. Continua a seguire il podcast del credito, iscriviti al canale, se hai domande particolari su questo tutorial che abbiamo fatto scrivici a info@clubdelcredito.it, ti aspettiamo nel sito clubdelcredito.it per il tuo test e questo podcast è finito. Ciao, alla prossima!